L'acquisto di una casa in coppia non è solo un affare di cuore, ma soprattutto un acquisto immobiliare importante che va pianificato molto bene. Oggi ti parlerò di come prendere questa decisione dopo aver fatto i passi giusti. La prima cosa da fare è una comunicazione aperta. Sedetevi insieme, discutete delle vostre esigenze, delle priorità, di budget, aspettative e contributi finanziari. Sì, parlare di soldi può essere poco romantico, ma è fondamentale per evitare sorprese in futuro. Definire le quote di acquisto in base ai contributi finanziari è cruciale. Se uno apporta il 70% e l'altro il 30%, le quote di proprietà dovrebbero riflettere questa proporzione. Non dimenticate le spese accessorie, come tasse, notai, manutenzioni. Anche queste dovrebbero essere condivise proporzionalmente. Volete un consiglio d'oro? Fatevi assistere da un professionista. Un bravo agente immobiliare può orientarvi nella scelta e indirizzarvi verso specialisti del diritto immobiliare per salvaguardare i vostri interessi. In questo modo ogni aspetto dell'acquisto sarà equilibrato, chiaro e tutelato legalmente. Pronti a fare il grande passo? Che sia per la vita o meno, venite in agenzia per discutere le vostre opzioni e pianificare il vostro futuro immobiliare. L'acquisto di una casa in coppia è un viaggio emozionante e sono qui per assicurarmi che sia anche un percorso sicuro e facile per entrambi.